Buonasera a tutti gli amici di Mantova 24, questa sera nella nostra rubrica Il meglio e il peggio della settimana, nel meglio non possiamo che inserire questa iniziativa, questa serata che l'Orchestra da Camera di Mantova dedica all'ascolto della nona di Beethoven. Inoltre l'OCM festeggia il suo ventennale, ma per spiegarci meglio questa cosa decisamente passiamo la parola al maestro Carlo Fabiano. Oddio, intanto sono felicissimo, buonasera a tutti, felicissimo che abbiate inserito nel meglio e devo dire che in questo momento sociale e in questo momento di difficoltà ascoltare una grande opera come la Nona Sinfonia di Beethoven è un'operazione utile a noi che abbiamo la possibilità di cimentarci in questo capolavoro sublime della musica d'arte e io credo anche utile per tutti perché insomma la nona da sempre è il simbolo della fratellanza, della fusione fra le persone, della ricerca di valori condivisi, non a caso è il nostro inno europeo, per cui noi abbiamo voluto fortemente festeggiare il ventennale di questa stagione fortunata, tempo d'orchestra, anche se in realtà l'orchestra come sapete ha ormai più di 30 anni di vita, ma abbiamo voluto festeggiarlo proprio con questa sinfonia simbolo, la sinfonia più ascoltata di tutti i tempi, la più famosa, e io spero che questa esecuzione, incrociando le dita perché manca poco, ci dia lo spirito, lo slancio, la forza di andare avanti per ancora almeno altri 20 anni. Anche perché voi di solito registrate il pienone, per cui voglio dire, dimostriamo anche che, visto che la cultura italiana dovrebbe essere il traino dell'economia, se proprio vogliamo parlare a livello monetario, perché non è vero che con la cultura non si fanno i soldi e i tagli forse non si dovrebbero applicare proprio lì, quindi insomma voi dimostrate invece che bisognerebbe gestire le cose un po' in modo diverso. Ma io adesso non so che cosa stiamo dimostrando, però una cosa è certa, che quello che succede a tempo d'orchestra non è qualche cosa di casuale, è l'esito, il frutto di un progetto di medio termine, per cui non l'effetto di un qualche cosa che immediatamente ha funzionato, ma appunto ripeto l'esito di un progetto costante del tempo che ha fatto sì che oggi Mantova, piccola città di provincia della pianura sperduta della pianura padana, abbia 750-760 abbonati ad una stagione di musica colta che indubbiamente rappresenta un dato pilota, io credo, a livello nazionale. Infatti speriamo che possa essere proprio di esempio per molti altri. Ringraziamo il maestro Fabiano per la sua disponibilità, buona serata a tutti e andiamo avanti con la nostra rubrica. Per il peggio di questa settimana una curiosità che ho sentito in mattinata. In Italia con le sigarette elettroniche è calato l'utilizzo delle normali sigarette e quindi più persone sane meno spese per la sanità. In un paese normale questa sarebbe una buona notizia, ma in Italia c'è un problema, i mancati introiti ai monopoli. In un paese normale probabilmente basterebbe supplire facendo pagare le tasse a tutti, dimezzando il numero dei parlamentari o abolendo
le regioni, dato che abbiamo visto come spendono il denaro che arrivi loro. Ma in Italia probabilmente la soluzione che troveranno sarà quella di eliminare la vendita delle sigarette elettroniche per tornare solo a quella delle sigarette normali. Speriamo di no, che il nostro auspicio sia sbagliato. Anche per questa settimana è tutto. Io vi ricordo come sempre il mercoledì sulla Voce di Mantova il borsino della settimana di Mantova 24 e verso il fine settimana il nostro appuntamento con il meglio e il peggio su Mantova 24. Dell'Aria Perfetti è tutto, arrivederci.